Benvenuti alla quinta puntata di Connessioni, questo ciclo di conversazioni che ogni settimana l'associazione WIUS promuove con gli operatori della cultura dello spettacolo del nostro territorio, proprio per aprire una fase di confronto e di dibattito su quella che è la situazione che si è venuta a determinare nei settori appunto della cultura dello spettacolo con l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Oggi parliamo di cinema e di teatro al tempo del distanziamento sociale e lo facciamo con i nostri ospiti che vi mostriamo. E sono Filippo Carrozzo che è in collegamento da Roma, Angela Curri, che è invece qui a Locorotondo, e Sara Svati, che invece è in collegamento dalla Liguria. E ciao a voi, e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, Ciao, grazie a te. ciao, grazie per l'invito. Allora, cominciamo subito. Per 3 mesi abbiamo dovuto rinunciare alle nostre abitudini, abbiamo sacrificato molte delle nostre libertà personali, sociali, per preservare la salute di tutti. Come avete vissuto questo periodo di isolamento? Che cosa avete fatto? Filippo. E come l'ho vissuto? Benissimo. Cioè, apparentemente è un periodo del cazzo, si può dire del cazzo. Però, come tutti i O ci periodi, mettiamo poi. il dito. Ottimo. No, all'inizio sembrava, capito, quelle robe, oddio, è finita, oh signora, non c'è speranza, eccetera. Però poi ti dirò, è stato un periodo anche abbastanza costruttivo. Quindi l'ho vissuto, diciamo, ho vissuto una prima parte. Frustandomi col cilicio, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Una seconda parte invece molto costruttiva, molto, molto bella, diciamo, serviva, ecco, non il Covid, dico, servivano quei momenti per ritornare un po' su se stessi, no? Riabbracciarsi un po', riprendere progetti lasciati strada facendo, riaprire i cassetti e ritirare fuori robe. Quindi ti dirò. Tutto sommato ad oggi positivo. Ah, positivo fatto. Beh, poi poco prima che iniziassimo a registrare ci hai detto che in realtà non hai mai smesso di lavorare, quindi di che cosa ti sei occupato in questo periodo? Diciamo che con gli studi di doppiaggio chiusi, perché poi non so se avete seguito le notizie anche su Netflix, anche insomma, su tutte le piattaforme uscivano messaggi in cui, capito, ci scusiamo perché causa di questo periodo alcuni prodotti usciranno in lingua originale, eccetera. Non ho mai smesso perché attraverso il microfono comunque ho continuato a lavorare incidendo podcast. Io ho un podcast di fiabe che si chiama Fiabe in Carrozza, quindi ho ripreso a registrare una fiaba al giorno, anche in video, cosa che non avevo mai fatto. Ecco, una cosa che non avevo fatto mai prima era mettermi in video, cioè mettere la faccia, anche perché non ritengo sia una cosa così necessaria da fare. Però, quindi ho sempre lavorato con l'audio perché mi dà la possibilità attraverso un microfono o la mia scheda audio esterna di registrare podcast, fiabe, eccetera. Poi un'altra cosa è stata coinvolgere Dino Angelini, che è un altro locorotondese che si occupa anche lui, studioso di fiabe, psicoterapeuta infantile. Con lui tutte le mattine ci siamo visti, abbiamo fatto questo caffè con Dino, bevendo il caffè si raccontava un po' facevamo una retrospettiva sul mondo delle fiabe, quindi anche quello è stato utile. E poi il teatro no, perché comunque era impossibile raggiungere gli altri per fare le prove. Abbiamo provato una volta su Skype ed è stata una roba che veramente non si può fare. Ecco, ho capito che non si può fare. Ci sono cose che si possono fare e cose che non si possono fare. Per esempio, le prove di teatro, farle così sull'internet, ecco, perdi un po' di roba. Però ci sono cose che invece si possono fare che ho iniziato a fare.
quindi questo in sostanza. Va bene, Sara, tu invece come hai trascorso questo periodo di isolamento? Dove sei stata? Che cosa hai lavorato? Ecco, il mio periodo di isolamento è stato un po' strano perché innanzitutto sono in Liguria dove non risiedo, io sono di base a Londra e quindi la cosa più stressante è stato decidere se spostarsi o no e dove andare a passare il periodo di isolamento. In un certo senso è stato molto strano perché essendo italiana, sapevo quello che stava accadendo, ma non era, non so, è come se ci fosse stato un delay nell'arrivo tipo della pandemia, ma anche della consapevolezza. E quando mi è arrivata la consapevolezza di quello che realmente stava accadendo, in Inghilterra avevano tempi completamente sfasati. Quindi la prima parte è stata di reazione di rabbia, ho lavorato fino all'ultimo e sono riuscita a viaggiare prima della chiusura dei confini. Quindi è stata un'esperienza strana, molto strana. Viaggiare è stato un esodo, ho viaggiato in treno, una cosa che non avevo mai fatto, almeno fino a Parigi sì, però ho fatto poi Parigi, Marsiglia, Nizza e Nizza qui. Sono sulla Riviera dei Fiori. Quindi questo è stato abbastanza destabilizzante perché dove tutti è stata una scelta più o meno forzata, anche perché avevo l'impressione che le cose non sarebbero andate per niente bene in Inghilterra per le scelte politiche che hanno fatto. E quindi no, inizio pandemia, zero produttività, c'è stato più un capire come riassestarsi e iniziare a farsi un po' delle domande un po' più ampie, sicuramente in primis quello del ruolo dell'artista in tutto questo e quindi del mio ruolo di artista nella società e da un'altra parte in quanto teatrante sì, la situazione è abbastanza, come dire, abbastanza complessa. Però sono stata un gran periodo in sciopero perché ci sono delle situazioni sociali e politiche che riguardano il nostro mestiere, primo di tutti tra il precariato, che è costante, che secondo me durante l'epidemia insomma, sono venute fuori e si sono rafforzate particolarmente. Quindi l'ho vissuta più come un momento per riflettere sulle prossime azioni da fare, ma azioni un pochino più coscienziose. E poi sì, no, alla fine poi ho iniziato a lavorare perché ho iniziato a scrivere un manifesto e a lavorare a un nuovo progetto di teatro. Quindi. Di questo magari ti chiedo qualcosa in chiusura. Angela, tu invece come hai trascorso questo periodo di isolamento? Dove sei stata? Che cosa hai fatto? E io quando c'è stato questo periodo di isolamento mi trovavo a Roma, avevo appena finito di fare uno spettacolo a teatro, il mio primo spettacolo per giunta, però ho finito in tempo per fortuna, 3 giorni prima che chiudessero i teatri, i cinema, e quindi per me all'inizio è stato come Filippo un po' destabilizzante come cosa, cioè ci sono stati dei giorni. Cioè, per me, sinceramente, molto tristi, non capivo cosa stesse succedendo. Poi, in realtà, passata la prima settimana, in realtà, per tutto il periodo ne ho approfittato anch'io per pensare un po' a me, a quello che magari, diciamo, prima non riuscivo a fare, a recuperare un po' di tempo, cioè avendo tutto quel tempo ne ho approfittato per fare tutte le cose che magari poi durante la vita, diciamo, nei tempi normali non riuscivo a fare come magari, ma dalla qualsiasi, cioè tipo disegnare, vedere film che mi ero persa, però anch'io ho lasciato per un po' il mio lavoro in quel periodo perché avevo proprio bisogno di staccare,
Quindi, cioè, è stato veramente un periodo di riflessione come loro, cioè, più questo, sinceramente. E poi, vabbè, continuavo a fare provini via, cioè, dei self-tape. Su questo, diciamo, dalle prime settimane fino all'altra settimana ho continuato a fare provini per progetti futuri che però adesso non so quando riprenderanno, però questo. Beh, devo dire che un po' anche nelle scorse interviste abbiamo registrato che c'è stato un sentimento un po' ambivalente da chi si è sentito completamente bloccato nella sua attività, Oh mio nonostante il Dio. tempo a disposizione, a chi invece è stato operativo più e meglio del solito perché appunto aveva maggior tempo a disposizione perché ha avuto un attacco creativo dovuto probabilmente anche all'influenza di questa situazione un po' strana che si è determinata. Voi avete già fatto cenno a questo, ma adesso parliamo di teatro e della dimensione digitale che ha assunto in questo periodo. Perché quando gli istituti culturali hanno dovuto chiudere, anche gran parte dei teatri, così come altri, anche si è riorganizzata per comunque continuare a tenere viva l'esperienza della propria presenza attraverso diverse attività che si sono svolte sui siti web, sulle piattaforme social. Quindi sono stati tirati fuori spettacoli in archivio, sono state proposte interviste ai professionisti del settore, performance in diretta e anche qui è emersa, l'ho detto già nelle scorse puntate, secondo me una certa ambivalenza tra questa mole di tempo a nostra disposizione, che era del tutto alla quale forse ci siamo un po' disabituati, e poi Sì. questa fitta programmazione di appuntamenti online che invece ci ha tenuti sempre impegnati nella partecipazione oppure anche da semplici utenti nel fruire questi contenuti. E quello che ora per quanto riguarda ecco, la dimensione più teatrale vorrei chiedere a Filippo e a Sara se voi siete stati in qualche modo ospiti di qualcuna di queste iniziative, se ve ne siete fatti promotori. Filippo già accennava a questa iniziativa delle favole in carrozza, oppure se vi siete completamente distaccati da questa dimensione digitale. Sara, ricominciamo da te. Ok, allora io no, non mi sono fatta promotore di niente a livello digitale, però ho monitorato, diciamo, diverse situazioni in diversi paesi in Europa, quindi un po' che cosa stava succedendo in Italia, un po' cosa succedeva a Londra e in altre nazioni di cui mi interessa la produzione artistico-culturale, in particolare ho visto alcuni festival. Sulla questione del digitale è una questione molto complessa perché credo che certe forme possano funzionare, ma ero in un certo senso contro anche la sovrapproduzione di materiale online. Come studiosa, posso dire anche come spettatrice, ero molto contenta dell'apertura degli archivi di molti teatri, quindi della possibilità di vedere degli spettacoli che dal vivo non ho mai visto. Mi chiedo il pubblico, lo spettatore, voglio dire, corrente, quanti ne abbia visti, perché poi anche perdersi nell'abbondanza di quello che veniva messo via streaming. Ovviamente Angela magari saprà anche meglio, cioè abbiamo già il cinema, la TV, in più tutto questo materiale riversato nel web, io non so, ho fatto molta fatica a seguire le cose, però ho visto delle iniziative, alcune molto belle, alcune soluzioni, alcuni festival mi sono molto piaciute, ho visto solo uno spettacolo. Pensato per il web, fatto su Zoom. Per il resto ho cercato di seguire alcuni workshop,
ma non ce l'ho fatta. Zoom era in particolare come piattaforma una cosa che mi stancava incredibilmente, non riuscivo a seguire, quindi ho fatto una pausa da quello. Però sì, la questione del digitale è molto molto complessa perché credo che delle cose non funzionino e credo che ci sia quasi una paura di in questo momento di sparire dalle scene e invece credo personalmente anche a volte una pausa è utile per ripensare magari le modalità di produzione o che cosa anche è necessario oggi perché bisogna un po' ripensare anche, non dico qual è il ruolo del teatro, però con quali mezzi bisogna andare avanti e se abbia un senso, perché continuare in questo modo. Il teatro è una cosa fisica, quindi sì, vedo, ci possono essere delle difficoltà, ecco sì, in questo. Sì, anche di quello che potranno essere le prospettive future del teatro in seguito, insomma, anche alla nuova normativa che ci è stata comunicata, parliamo fra poco. Filippo, tu ci hai già parlato di questa tua iniziativa online, delle favole in carrozza, ma hai avuto modo anche di seguire altri tipi di appuntamenti o di farti promotore di altre iniziative? Che approccio hai avuto con la digitalizzazione di questo mondo? Tu considera che le fiabe io ho iniziato a farle prima a inciderle prima del Covid, no? Quindi 2 anni prima ho iniziato. Diciamo che in questo periodo sono state utili più per me, ma anche per chi le ha ascoltate, perché poi mi ha permesso di creare anche in un periodo di distanza una relazione, perché il podcast fa anche questo, no? Come la musica, come altre cose che si possono fare. E quindi ho continuato a fare questa cosa. Ho detto, la particolarità è stata che magari prima non facevo i video, mettermi in video, ma perché questa cosa? Perché ho passato un periodo come si dice, alfabetizzarmi, cioè mi sono riscoperto fra tanti un analfabeta digitale. E non è una cosa che mi è piaciuta perché comunque a un certo punto ti svegli e vedi che il mondo va a 100.000 km orari più veloce. Quando tu, e parlo di me, hai fatto sempre robe in analogico, le prove di teatro con le persone fisiche, quindi mai pensato di fare lo YouTuber o queste robe qui. Ad un certo punto ho scoperto l'esistenza di Twitch e questo mi ha aperto nuovi mondi. Cioè, non mettermi io su Twitch, ma per chi lo conosce, per chi conosce questa piattaforma, io l'ho conosciuta di recente durante questo periodo, e tu vedi lì il futuro, piaccia o non piaccia, c'è gente online 24 ore su 24 che vive di Fortnite, che vive di videogame, cioè che vive di un sacco di robe che francamente, con tutto quello che abbiamo fatto noi, che noi abbiamo da offrire, ha poco, nel senso che c'è proprio una bulimia, una voglia di stare lì 24 ore su 24. Io ci sono stato tipo 10 minuti, ho perso 4 gradi di istruzione scolastica acquisiti in questi anni, quindi sono tornato indietro di 4 anni, più ho perso qualche neurone, ma ti dico 10 minuti, eh. E quindi la realtà dice questo, cioè oggi sicuramente ci sono delle cose che abbiamo capito che si possono fare e si possono continuare a fare, ci sono delle cose che si dovranno fare, ma tenendo conto anche di questo, dalla TV al teatro, al cinema, viene da pensare alla piattaforma Rai Play o comunque tutte le piattaforme digitali che offrono contenuti ormai on demand. Da questo, ma il teatro in particolare modo, io ti ho detto, ho provato, avevamo in programma uno spettacolo con un altro attore e abbiamo provato un giorno a fare una prova su Skype, ma
una roba che non... Così io non credo che gli spettacoli teatrali si possano fare online. Il teatro è una forma, è un rituale, come hanno provato anche a fare la messa online, però io parlo di, diciamo, sono talmente tanto credente che credo, diciamo, in parte nel teatro, per cui e ho voglia di difenderlo, ma come fai a fare uno spettacolo, capito, su Zoom o su Skype? C'è un'altra roba, è un altro linguaggio, altri tempi che non sono quelli del teatro. Se io alzo la testa dallo schermo, vedo, cioè, è difficile, capito? Come diventa quasi un film. Ma il film c'ha il suo linguaggio, il telefilm ha il suo linguaggio, il teatro no, il teatro ha il suo linguaggio, ha il suo rituale, quindi abbiamo provato, c'è stato un tentativo, io non mi sono fatto promotore di robe del genere, di teatro, monologhi, queste cose qua, perché non è di mia competenza. Però, capito, ho visto anch'io qualcosina, distrazione a mille, cioè anche l'audio deve essere perfetto perché se no si sente che al micro, cioè è un macello, cioè deve essere veramente, capito, devi avere tutta l'attrezzatura necessaria eppure ti rendi conto che lo stai vivendo su Zoom, ma a questo punto guardo un film, cioè abbiamo una cinematografia pazzesca, oppure gli archivi di teatro, quelli che hanno messo a disposizione, insomma, questo, diciamo che ho avuto occasione di più che altro di seguire corsi o comunque di provare ad alfabetizzarmi sul digitale, perché non ero pronto come tanti, cioè abbiamo sempre fatto le robe in analogico, dal vivo, con le persone reali, e poi, capito, ti trovi di fronte a gente che sta anni luce avanti, ma basta andare su Twitch, vi invito ad andare su Twitch e rendervi conto che 1000 persone collegate online, mi sono fatto un pensiero, dico, ma se 1000 persone sono collegate online H24, come le togli da Fortnite e le porti in teatro? Perché questa è la sfida, cioè riuscire a prendere i ragazzi, toglierli dalla PlayStation collegati H24 e portarli in teatro. Oggi la sfida è questa, se c'è una sfida, cioè staccare la spina e ritornare, ma la vedo difficile, la vedo dura, è dura da fare, specie se si continua con una vecchia concezione del teatro e delle arti, delle porte chiuse. Ecco, questa cosa delle porte chiuse, io lo dico ai saggi, ai maestri, non esiste più, andava bene fino agli anni 70, diciamo, neanche. Oggi se chiudi la porta a un ragazzo, l'altro due isolati dopo ha trovato sicuramente una porta aperta. Oggi una porta chiusa per me diventa una mancata opportunità, una mancata occasione per chi l'ha chiusa e per chi se l'è fatta chiudere, che poi gira l'angolo e la trova aperta da qualche altra parte. Quindi ci sono grandi possibilità, bisogna riuscire a cogliere e a capire, a leggere bene le volontà di tutti, ma anche capire che non si può più continuare, diciamo, a rendere le robe talmente elitarie, talmente chiuse da non poter dare la possibilità. Credo che uno dei problemi del teatro sia stato questo, come tanti altri mestieri, cioè il fatto di chiudere le porte, quindi non dare la possibilità. Poi se uno si merita la possibilità e ha le capacità di poter fare qualcosa, lo fa. Però, capito, questo fatto della porta chiusa oggi diventa un'altra bella sfida da capire. Non mi voglio dilungare. Io mi sento di dirvi che in queste prime due settimane di riaperture, anche noi qui nel nostro piccolo Locorotondo, come spazio espositivo, abbiamo registrato invece la richiesta da parte di chi passava di qualcosa da vedere. Laddove prima avevamo difficoltà a portare le persone dentro per vedere una mostra, ci chiedevano come mai non c'è niente. Forse perché probabilmente il fatto di stare chiusi, di
ha indotto le persone adesso ad avere voglia di tornare a fare tante cose. Spero che questo possa essere anche un sentimento duraturo. Spero Speriamo. che questo periodo di reclusione abbia fatto capire a molti anche l'importanza dell'arte in ogni sua forma, così come anche dell'intrattenimento, ma ecco, magari laddove abbiamo assistito per molti anni all'intrattenimento che prendeva il sopravvento sull'arte, magari adesso spero, ecco, questa credo sia una speranza condivisibile, Certo, che certo. ci sia un ritorno a desiderare invece di far parte anche di questi mondi. Dunque, proseguendo nella nostra conversazione, sicuramente questi contenuti digitali hanno avuto un discreto successo. La gente chiusa in casa aveva voglia comunque di vedere, di ascoltare, ma ovviamente così facendo non abbiamo risolto un problema perché la fruizione era completamente gratuita, quindi chiaramente nelle casse dei teatri non è entrato niente. Inoltre, al problema dei mancati ricavi si è aggiunto anche l'azzeramento quasi totale delle sponsorizzazioni private, del fundraising, insomma, di tutte quelle iniziative che in qualche modo hanno dato linfa a questo mondo. Oggi i teatri possono riaprire. A condizioni però che molti addetti ai lavori ritengono svantaggiosi, perché si parla di 200 persone massimo nei luoghi chiusi, di 1.000 persone massimo all'aperto, dell'uso obbligatorio della mascherina, del distanziamento sociale tra pubblico e artisti. Non si capisce bene quale debba essere il comportamento da tenere sul palco. Inoltre, molti gestori di strutture sono insoddisfatti nei confronti anche delle misure adottate dal governo per gestire l'emergenza. Sono emerse ancora una volta tutte le problematiche relative appunto al fatto che non c'è un vero e proprio inquadramento professionale dell'artista del nostro paese. Sara prima aveva fatto anche un accenno a questo. Voi che cosa, cos, come, come percepite tutto ciò? Secondo voi sarà possibile riprendere davvero l'attività teatrale a queste condizioni? Filippo. Sì, ha voglia. Guarda, il teatro per fortuna non è soltanto quattro tavole, due, come si dice, la struttura teatro non è solo quella che conosciamo, è anche le piazze, voglio dire. Sono tutti i luoghi in cui si può creare un'aggregazione. Peter Brook diceva basta un tappeto e uno che cammina sopra e qualcuno che lo guarda. Voglio dire, da quel punto di vista. Non, se uno ha la volontà oggi di fare teatro, di continuare a fare teatro, lo può fare ovunque, è una questione di volontà. Quindi non c'è un limite, anzi, forse negli spazi aperti, come si faceva una volta, no? Con un bel baraccone, tutti insieme, come si dice, si andava alla carovana, no? Si faceva il teatro per strada, come lo si faceva una volta. Poi ci siamo imborghesiti in qualche modo, abbiamo iniziato a pensare ai numeri, alle cifre, alle cose. Questo ha fatto perdere un po', diciamo, di quella che poi è la magia del teatro, che se si lega troppo a, come dire, alle istituzioni, a quello che dicono i politici di turno e roba, ti saluto, cioè, ciao, nel senso che. Io ti ho detto, credo molto che ci sarà la possibilità di ripartire, che ognuno potrà ripartire, ma anche, insomma, lasciando perdere un po' quelle che poi sono come si dice, non le regole, perché le regole vanno rispettate, però sì, va bene, dice, se l'obiettivo di un teatrante è quello di fare lo spettacolo solo nel grande teatro di richiamo, nel grande teatro di cose, eccetera, eccetera,
ci può anche essere, però si può fare teatro, voglio dire, in mille altri modi, tranne su Zoom. Questo lo do per, mi sento di dire, di darlo per certo, il resto non lo so. Teatro su Zoom, no. E diciamo che su Zoom va bene Zumba, ma il teatro su Ok. Zoom, Zumbumbo, diciamo che non è l'ideale, non è fattuale, come direbbe Feltri, il teatro su Zoom. Ci ho detto, io sono molto positivo in questo senso, cioè ma anche perché vedi, quando c'è stato per esempio da spartirsi la pagnotta, e che praticamente, perché non è una cosa del Covid, cioè il fatto dei teatri chiusi per i giovani attori risale anche ad anni prima, che si spartivano la pagnotta per far venire, e poi alla fine, spartendosi la pagnotta e alzando il costo dei biglietti, che è successo? Che all'interno del teatro stesso non trovavi più la gente esterna, erano tutti addetti al settore, quindi ti trovavi a fare gli spettacoli per gli addetti al settore con gli addetti al settore, cioè una roba proprio, capito, di onanismo puro. E quindi questo periodo, diciamo, io da una parte spero che vada a rompere un po' l'onanismo verso, diciamo, riappropriarsi dell'arte, no? Dell'essere artisti, e quindi creare. E dall'altra parte un po', insomma, andare a rompere questo circolo vizioso che non fa bene a nessuno, non ha fatto bene a nessuno. Anzi, ti ho detto, i ragazzi oggi stanno su Twitch e non gli stacchi da Twitch, quindi, cioè, come dire, però uno dice, beh, in qualche modo bisogna sopravvivere. Bisogna sopravvivere, come dire, un po' mettendo in giro degli spettacoli, per quanto belli, fatti comunque da compagnie, no? Che girano intorno agli stessi teatri, un po' magari aprendo le porte, come dicevo prima, anche a chi ha voglia e capacità di poterlo fare, come avveniva, come è stato prima, negli anni passati, ce lo raccontano i libri di storia del teatro. E poi si sono inventati queste nuove forme, però col discorso che, tanto se tu mi dici di no, ci sarà qualche altro teatro che mi darà la possibilità. Se non potrò recitare in un teatro da 1.000 posti, ne farò in un teatro da 10, se no lo farò in un teatro da 2, se no lo farò da solo davanti allo specchio, e quindi sicuramente sarà un'opera d'arte. Ma certamente, diciamo che non è che i problemi che riguardano il settore, quello del teatro, del cinema, adesso tra poco ne parliamo anche con Angela, ma insomma, le arti in generale presentano diversi problemi che non sono nati con il Covid, No, ma il assolutamente. Covid ha semplicemente riportato a galla delle questioni che stavano là sottese e ci ha dato l'occasione per tornare a rifletterci in maniera forte, sperando poi che questa riflessione porti finalmente dei risultati per quello che è il vostro riconoscimento professionale e anche le possibilità che possono Il aprirsi. riconoscimento, sai, sta cosa del riconoscimento professionale per gli artisti è questione anche culturale in qualche modo, cioè noi non abbiamo una tradizione di teatro che ne so, co come in altre nazioni, in altri popoli fanno, cioè proprio una tradizione significa proprio tramandare, questa voglia di tramandare, di trasmettere, è come se a noi ci manca. Anzi, noi abbiamo quella cosa di tu no. Cioè il fatto della porta chiusa che dicevo prima, è proprio questo interrompere il fatto di tramandare. Ma se io sono giovane e voglio imparare, mi dici dove cazzo imparo? Cioè dove vado a imparare? Se tu mi dici no, allora dico, anni fa andava bene dire di no. Andava bene perché te lo potevi permettere, perché non tutti potevano avere un teatro, perché non tutti potevano avere un microfono, perché non tutti potevano avere. Ma oggi che la strumentazione diciamo, si è ridotta, oggi con un telefonino puoi fare cose che prima non era impensabile fare. Faccio un esempio. Il fatto di dire di no e di rompere questo fatto di passaggio che manca, che è grave. Questo è grave, questo è più grave di tutte le altre cose. Cioè il fatto che non ci sarà una generazione futura
che potrà continuare a tramandare che cosa? Se a noi non ce l'hanno tramandato, se ci hanno tramandato soltanto la burocrazia, potremmo tramandare burocrazia, questo potremmo tramandare, cioè dire facciamo lo spettacolo, siamo cinque teatri e cinque teatri, giriamo cinque teatri con cinque spettacoli diversi, non importa la qualità, chi se ne frega, tanto abbiamo dimostrato che abbiamo fatto 10 repliche dello spettacolo eccetera eccetera, la burocrazia, quindi ci hanno tramandato questo, ti dico. Che le poche volte che ho frequentato i teatri, una cosa che mi è stata tramandata è anche questo, cioè come curare la burocrazia. E non so quanto possa servire per l'artista la burocrazia, sono due concetti, cioè l'artista deve mangiare è un conto, ma l'artista deve essere burocrate è una cosa che non si può sentire. Sara, tu cosa ne pensi? Sono per certi versi d'accordo con quello che diceva Filippo sull'apertura delle porte, nel senso di rivedere un po' il discorso strutturale di produzione. La questione per me non è che il teatro scompare, il teatro non scompare, non scomparirà. Magari sì, si può fermare per un periodo, ma ci sono mille altre forme per cui possa sopravvivere. Per me la questione un po' più importante è capire che il teatro non è solo il luogo fisico, quindi, ma è lo spazio, quindi il teatro in senso architettonico, ma è anche relazioni tra persone, ci sono vari modi di produzione. Ora, secondo me, io considererei questo momento, soprattutto in Italia, ma anche in altri paesi, per rivedere i metodi di produzione e di sostentamento, perché non si tratta solamente di trovare la forma per andare in scena. La forma per andare in scena si trova, il problema sono le modalità, il perché, come ridistribuire i budget tipo di produzione e sì, risvecchiare il sistema burocratico. A me non interessa ritornare in scena se non ci sono delle condizioni anche degne per dare possibilità appunto agli artisti di fare il proprio lavoro. Ovviamente il teatro è un universo molto sfaccettato, ci sono i teatri stabili, ci sono anche tante realtà intorno periferiche che non rientrano in nessun decreto, in nessun mandato, in nessuna cura. Quindi, e queste sono delle cose, delle disfunzioni che erano già presenti prima della pandemia. Da parte mia io preferirei uno sciopero quasi, forse tipo degli artisti, perché bisogna anche chiedersi del perché si fanno determinate cose e anche cercare di ottenere più riconoscimenti e più diritti, perché non abbiamo nessun diritto e di fatto siamo lavoratori come tutti gli altri. Non è che sono hobby, anzi, è un lavoro abbastanza duro e difficile. Quindi vedo che c'è sempre vista come questa cosa, tipo la vita dell'artista edulcorata, è una vita durissima. Quindi io credo che è fragilissima. Il teatro vada fondamentalmente un attimo riformato tra le case di produzione, teatri stabili, residenze, distribuzione anche, perché cioè, fine. Sì, insomma, ecco, come dicevo. È un po' complesso. Come dicevo prima Filippo, il problema c'era prima, si è ripresentato in maniera più drammatica adesso, perché ovviamente quando vengono a crollare anche quelle poche certezze che si hanno, si deve fare i conti con l'affitto, con le spese minime necessarie, diventa difficile poi iniziare stare dentro un ragionamento positivo, ecco. Questa è stata uno stato mentale, direi anche, che hanno attraversato tanti artisti, gli artisti visivi, abbiamo parlato anche con gli scrittori, oggi ne stiamo parlando con voi, settimana scorsa affrontavamo lo stesso ragionamento con i musicisti, insomma
Questo è una tematica che ci riguarda tutti e che probabilmente deve vederci tutti uniti in un'azione forte per chiedere di riconoscimento di diritti, anche di doveri, perché poi insieme ai diritti ci sono anche i doveri, certo, però forse anche il riconoscimento di quelle realtà, chiamiamole indipendenti, che vivono fuori e oltre le istituzioni pubblico-private, i teatri stabili, come dicevi tu in questo caso, ma la stessa cosa accade anche con i musei, Sì, accade. sì. Secondo me bisognerebbe ripensare, scusami se ti interrompo, ma ripensare proprio un ecosistema economico, perché dove siamo arrivati qui, cioè, frutto di un sistema economico che non sta andando benissimo, le logiche sono le stesse. Quindi bisogna veramente ripensare come far qualcosa che sia ecosostenibile, perché si parla di sostenibilità. Sia per gli Sì. artisti che per, voglio dire, proprio il mondo in senso più ampio. Certo. Ora torniamo a parlare di cinema e di digitale. Scusatemi se ho preso qualche appunto perché anche io per intervistarvi ho dovuto fare i compiti a casa perché ho seguito tante cose in questo periodo, però ovviamente noi ci occupiamo di promozione di arte contemporanea, quindi molto spesso diciamo, fatto una selezione dei contenuti anche in base a quello che è il nostro lavoro e ho dovuto poi aggiornarmi strada facendo su quello che stava accadendo negli altri settori. Queste conversazioni sono state molto utili per capire che poi però si possono fare dei ragionamenti molto simili, anche se parliamo di cose diverse. Per quanto riguarda il cinema, ecco, noi abbiamo già a che fare con la TV, con le pay TV, con le piattaforme streaming normalmente, che ci danno la possibilità di accedere ai contenuti cinematografici in qualsiasi momento e questa cosa ovviamente ha avuto uno sviluppo impressionante durante il lockdown perché la gente chiusa in casa poi si è riversata su queste piattaforme, ma il cinema in sé in Italia ha visto sorgere due iniziative proprio per sostenere in qualche modo anche le sale cinematografiche e in particolare Mio Cinema che a partire dal 18 maggio ha consentito di accedere ogni 15 giorni a film che non erano mai usciti nelle sale e che permetteva agli utenti attraverso un'iscrizione gratuita di selezionare un cinema, una sala cinematografica nell'arco di 40 km, al quale e a questa sala poi era devoluto il 40% dei 7 euro, che era poi il costo della prima visione del film, più una percentuale variabile per altri tipi di contenuti. E a questa iniziativa hanno aderito, ho letto, più di un centinaio di sale, un buon numero di distribuzioni indipendenti. A quanto pare, anche quando i cinema riapriranno, la piattaforma farà da completamento all'esperienza della sala. Poi c'era stata anche un'altra iniziativa, Io resto in sala, online dal 26 maggio. Anche questa permetteva di accedere alla programmazione dei circa 71 cinema coinvolti, sempre con un costo che poi vedeva da chiedere una percentuale alla sala cinematografica, quindi le modalità più o meno simili. Ora, per quella, insomma, che è la tua percezione da attrice di cinema, come valuti queste esperienze? Secondo te sono state utili? E il virtuale può ad un certo punto sostituire la sala cinematografica, visto che parliamo comunque di una visione indifferita, al contrario del teatro, oppure l'esperienza in sala resta qualcosa di insostituibile? Allora ti dico, durante il lockdown voglio dire, cioè, ben vengono queste iniziative, cioè, ma anche adesso, sinceramente, perché ti parlo da una che si è cibata di queste cose durante il lockdown. Mi sono
Cioè, hai l'opportunità magari di recuperare dei film che magari non avevi visto, film più particolari o film che sono stati, hanno vinto i festival. Cioè, ben venga, perché per la gente magari più pigra, comunque è un modo per avvicinarsi a determinati film, a determinate, cioè, alla conoscenza di alcune cose, no? Però dall'altro punto di vista adesso io ho paura che comunque chi magari dei film che dovevano essere in sala, che adesso magari ritornano in sala al cinema, magari la gente li ha già visti e quindi non andrà sicuramente forse al cinema a vedere di nuovo il film. Io sinceramente preferisco sempre, io faccio fatica col mondo virtuale o con i computer, come avete notato prima. E quindi sono un amante del cinema e penso che al cinema non ci possa essere una reale sostituzione, cioè un film visto al cinema è tutta un'altra storia, cioè un'altra magia. E adesso con anche la riduzione dei posti sarà molto complicato per il mondo del cinema, per il teatro, perché purtroppo i posti sono ridotti e non so quanti cinema reggono questa cosa. Io spero che la gente vada al cinema, anzi, cioè io tipo in questi giorni, non so perché, però la gente comunque quando mi incontra mi inizia a parlare del cinema e la gente però si è forse è nato di nuovo nelle persone il desiderio di andare al cinema, perché questa mancanza forse ha creato nelle persone l'idea voglio tornare al cinema, voglio andare a vedere un film al cinema, perché è tutta un'altra cosa, ma ti giuro, delle persone sono venute proprio a dirmi, no, sai cosa mi manca? Mi manca andare al cinema, capito? Quindi spero che da un certo, cioè che questo lockdown abbia portato la gente a riscoprire cose che magari si erano perse, capito? E cosa ne pensi invece delle possibilità che si sta anche pensando di sperimentare, per esempio con un ritorno ai drive-in, ai cinema all'aperto, soprattutto per la stagione estiva che ormai sembra essere sul punto di ripartire tutti gli effetti sotto ogni punto di vista, perché chiaramente le sale cinematografiche adesso dovranno fare i conti con il distanziamento sociale, con una riduzione dei posti a sedere, più altri accorgimenti tecnici che riguardano il ricambio dell'aria, ma anche con la paura che ancora in molte persone persiste di condividere uno spazio chiuso con degli sconosciuti. Mentre ecco, si legge sempre più spesso che in molti si stanno attrezzando per portare anche l'esperienza cinematografica all'aperto, almeno per i prossimi mesi. Questa potrebbe essere una soluzione temporanea, può funzionare. Secondo me sì, cioè, io sono pure un'appassionata di arene, cioè, per me l'idea di andare, magari essere in un piccolo paesino e andare a vedere un film in un'arena, a me, cioè, piace come idea, anzi, sono nostalgica verso queste cose perché mi ricordo che quando ero piccola, tipo a Locorotondo, c'era questo cinema all'aperto e a me fa venire in mente tanti ricordi, anche un po' il nuovo cinema paradiso, cioè, non so, però sono pro queste iniziative perché fanno parte anche del mondo del cinema. Cioè, quindi penso che questa possa essere una soluzione perché appunto per tutte queste cose della riduzione dei posti, la paura comunque del virus, e spero che possano comunque appunto spingere le persone un po' di più ad andare al cinema, non avere tanta paura, cioè ad essere, cioè io sono pro sicuramente alle aperture delle arene, è una cosa che mi piace tantissimo. Anche perché adesso bisogna in qualche modo tornare a far cassa, cioè io non so voi, ma la chiusura dei cinema, la chiusura dei teatri ha comportato comunque delle gravi perdite economiche per tutti. Cioè, voi per esempio, in questi 3 mesi di sospensione,
Avete registrato delle perdite importanti oppure in qualche modo siete riusciti a tenere le fila di discorsi anche precedenti? Allora, ci sono comunque degli aiuti comunque in questo momento, ci sono delle, diciamo, ci sono queste collecting che comunque ti aiutano in questo, cioè dal punto di vista sicuramente economico. Io sinceramente comunque avevo appena finito di lavorare, quindi bene o male non ho avuto grossi problemi, però io penso a tutte le persone che sono dietro a un film, a tutte le persone che sono dietro a un concerto, cioè che siamo in tanti, cioè non siamo soltanto quelli che sono davanti al schermo, cioè quelli che sono in Certo. fila, no? Cioè c'è tutto il mondo, cioè, dalla truccatrice al parrucchiere, siamo una marea di gente che in questi 3 mesi non ha lavorato, e magari hanno famiglia, e soprattutto ci sono stati grossi problemi, appunto per questo problema che l'artista comunque non viene riconosciuto come dovrebbe, e soprattutto, cioè, e quindi sono nati questi gruppi di attori, di artisti, di musicisti che hanno cercato di raggiungere degli obiettivi. Alcuni obiettivi sono stati raggiunti, ti parlo per esempio Attrici Attori Uniti, ma tanti si sono riuniti per appunto ribellarsi a questa cosa. Alcuni obiettivi sono stati raggiunti, altri ancora, molti altri da raggiungere, come si diceva anche con Sara e Filippo. Sono tante le cose che c'erano già prima, cioè c'erano già prima tanti problemi, che con la pandemia sono venuti ancora Sono più. riemerse. Sì, anche perché uno degli argomenti di dibattito in questo periodo ha riguardato anche questo, cioè molti attori, musicisti, anche artisti visivi, hanno messo gratuitamente a disposizione su piattaforme online il loro lavoro. Lo hanno fatto, hanno donato, diciamo, il loro talento per una causa comune, molti per aiutare la protezione civile nella raccolta fondi che serviva per la gestione dell'emergenza. Vabbè, se non la protezione civile, la Croce Rossa, comunque, diciamo, sono state tutte iniziative benefiche, il mondo dello spettacolo ha fatto tanto in questo senso e adesso forse merita anche un riconoscimento per questo, perché poi voi siete stati i primi pronti a mettere a disposizione quello che fate per la causa comune. E io su Sì, cioè, questo. no, volevo dire che io, per esempio, il lockdown per me, stare da sola in casa, a me ha salvato la musica, il cinema, tutti quei libri mi hanno salvato, cioè, proprio mi hanno riempito le giornate, anche queste dirette. Quindi, cioè, l'artista deve avere un riconoscimento per tutto questo, capito? Sara, tu invece in termini di perdite, se devi fare un bilancio personale, senti che questi 3 mesi di chiusura hanno provocato un danno importante, recuperabile, oppure insomma anche tu avevi del progresso che ti ha consentito comunque di andare avanti abbastanza tranquillamente. E poi anche vorrei la tua opinione su queste iniziative che comunque anche molti attori hanno messo in campo donando, ecco, il proprio talento, la propria arte, per aiutare la causa comune, per aiutare la protezione civile, per aiutare la Croce Rossa e tutto il mondo del terzo settore, che poi devo dire è stato determinante nella gestione dell'emergenza. Certo, sì. Allora, per quanto mi riguarda, non ho avuto grosse perdite, nel senso, questo sono stata molto fortunata anche perché faccio riferimento al governo inglese, quindi da una parte stavo lavorando, il mio income è stato drasticamente ridotto,
letto e sono in cassa integrazione fondamentalmente finché non, perché avevo un contratto. Tutti i contratti invece da libera professionista sono andati, quindi sì, in quel senso c'è stato una grossa perdita, la programmazione delle cose, dei lavori che avevo da fare da qui fino a settembre, completamente saltata e non credo andrò a recuperare, insomma, quelle perdite lì a livello economico. C'è da dire che comunque sì, sono fortunata perché non vivo un'emergenza straziante rispetto a tante altre persone. Però si tratta sempre di un precariato, quindi abituata ad anni di precariato, uno ci si ritrova nuovamente in un altro precariato e ti guardi intorno e dici, ah, ok, ora sono tanto, anche molti di più i precari, però fondamentalmente cioè, è una vita che viviamo essendo precari. Quindi quello no. E per le iniziative di solidarietà è una cosa molto bella, molto nobile che hanno fatto alcuni artisti, io credo tra le prime cose che mi hanno dato anche forza per uscire dalla pandemia era il senso di solidarietà che va al di là, insomma, delle professioni. Quando ci sono delle catastrofi o delle crisi talmente tanto forti, bisogna un po' fare forza sul senso civico, personale. Ora, essere artista o no, in qualsiasi, come si dice, skill. Ah, mi mancano le parole, insomma, capacità uno ha e può metterla a servizio della comunità ed aiutare i più deboli, secondo me, è sempre una cosa molto nobile, ecco, quello sì, quindi approvo. Per chi se lo poteva permettere, ecco, questo sì. Certo. Filippo? All'inizio sì, cioè con gli studi di doppiaggio chiusi, poi noi considera che noi lavoriamo come tutti i liberi professionisti, quindi tutti partita IVA, e per cui 3 mesi di studi chiusi vuol dire che non lavori per 3 mesi. Però ecco, ci sono state sicuramente diciamo, la fortuna di far parte del collettivo IMAIE che a tutela dei diritti degli audiovisivi, quindi gli attori non solo di cinema, ma anche doppiatori, teatro, eccetera, che ha stabilito, diciamo, ha stanziato un fondo a favore di tutti i facenti parte. E quindi avevo un po' di lavoro pregresso, per cui me la sono, diciamo, cavata. Possiamo dire che non è stato negativissimo, però ecco, la perdita rispetto agli anni precedenti o comunque ai mesi precedenti c'è stata, si è sentita. Ma va bene così, insomma, alla fine ci siamo, come dire, era periodo, è capitato per tutti, come dicevo, apparentemente negativo, però ci sono state anche cose positive. E poi, dal punto di vista della solidarietà, tanti doppiatori hanno collaborato con lo Spallanzani di Roma per la raccolta dei fondi, quindi anch'io ho messo a disposizione le fiabe per raccogliere, insomma, anche soltanto 1 euro. Da destinare in questo caso allo Spallanzani di Roma. E poi l'altra cosa dal punto di vista sociale che è capitata, per esempio, è che non so se conoscete la piattaforma DAD, che è quella che utilizzavano le maestre, hanno utilizzato i maestri. La cosa bella è stata che tante maestre hanno usato le fiabe, quindi da far studiare in qualche modo, ascoltare i bambini. Quindi il ritorno, anche se non è stato economico, è stato di ricevere, voglio dire, i commenti da parte dei bambini, i disegni, insomma, queste cose ti creano, ti sono come dire, il motore necessario in certi periodi per farti sentire meno stupido facendo una cosa del genere, ma capire che certe volte anche una piccola cosa può fare non dico la differenza, però insomma,
è un qualcosa da È una aggiungere. goccia nel mare, ma che può essere un piccolo Esatto. contributo Serve per. tutto, ecco, in questo periodo diciamo che serve tutto, non serve, cioè, è utile ogni cosa. Bene, allora mi sembra di capire che l'opinione, la vostra opinione sia abbastanza unanime, non è possibile fare teatro, non è possibile fare cinema con il distanziamento sociale, però con il distanziamento sociale ancora per un po' avremo a che fare, quindi vi chiedo, secondo voi, come si potrà fare cinema e teatro nei prossimi mesi, se ritenete che sia possibile, e anche a che cosa state lavorando, che cosa dobbiamo aspettarci da Filippo, da Sara, da Angela, in che forme vi vedremo nel prossimo futuro. Filippo, ricominciamo da te. Senti, no, che ti stavo dicendo, ma te l'avevo detto anche un po' prima, nel senso che sì, si può fare, non su Zoom, per cortesia, ma nelle piazze, quindi con un bel tour come dire, nei borghi antichi italiani, no? Che hanno questi paesaggi fantastici e quindi si potrà fare lì, si potrà fare, perché tanto. Sei all'aperto, distanziamento fra te e il pubblico, insomma, c'è, voglio dire, non sei in un locale chiuso, per cui se non sputacchi troppo, ce la fai, insomma, a fare una cosa del genere. Infatti, prima del Covid, stiamo lavorando io con un collega doppiatore ad un testo di Pirandello proprio da portare in giro per le piazze. Quindi, andremo. Se riusciremo a completarlo, speriamo di sì, e lo porteremo in giro, insomma, per l'Italia, dove ci chiamano, ecco. Faremo proprio questa cosa, come un ritorno al teatro di strada. Quindi, poi tra l'altro abbiamo inserito all'interno anche di questo spettacolo, che ci fa proprio da manifesto, ecco, per non dimenticarci, due messaggi importanti, uno di De Filippo e uno di Pirandello, per cui siamo messi benissimo. E poi continuo a lavorare come doppiatore. Adesso sto lavorando anche ad altri podcast, ad altri progetti digitali, insomma, quindi ho iniziato a fare lezioni online, cosa che non avrei mai pensato di fare, quindi mi sto alfabetizzando qui con tutta la strumentazione, capito? Microfoni, fotocamera, webcam. Diciamo che non vado su Twitch, ecco, non mi vedrete su Twitch, questo sicuro, perché una volta ho provato a giocare a Fortnite e ho perso, diciamo, buona parte dei neuroni, una parte se n'era già andata prima, la restante, cioè, ecco, salvaguardiamo quelli che ci sono. Il messaggio è salvaguard two neurons for the future, quindi questo è il mio messaggio. Allora, noi aggiornaci su queste attività che hai in programma per il prossimo futuro, perché saremo felici di seguirti a distanza, ma speriamo anche in presenza a questo punto. Anche in Puglia abbiamo tantissimi borghi bellissimi, quindi magari potremo assistere al tuo spettacolo anche qui. Non vediamo l'ora di ritornare in Puglia. Tra l'altro, l'altro è toscano, quindi in scena siamo un toscano e un pugliese, è bellissimo. Quindi. Perfetto. Sara, si potrà Sì. ritornare a fare teatro prossimissimo futuro? E quali sono invece i progetti che ti vedranno coinvolta, se ci sono? Sì, avevo un progetto che avevo sospeso anche l'anno scorso, quindi pre-Covid, a cui stiamo rilavorando ed è una rilettura in ambito contemporaneo del Qohelet, che è uno dei libri sacri e sapienziali della Bibbia, sarebbe l'Ecclesiaste. Quindi stiamo lavorando proprio anche lì per spazi aperti. Perché, e quindi sulla fruizione dello spazio ora urbano, quindi un po' come si faceva nel Medioevo per i teatri di strada. Quindi lì
Sì, stanno venendo fuori delle cose interessanti. Per il resto, sì, ho una serie di progetti che cerco di curare nell'attesa di riappropriarsi appunto di altri spazi. Sicuramente una cosa interessante, e anche in termini che potrebbero essere utili per il futuro, è, come diceva anche Filippo, l'alfabetizzazione delle tecnologie digitali. Ora, a me è capitato anche nel passato di lavorare in luoghi con i miei collaboratori in luoghi diversi in maniera digitale, quindi anche questo è interessante come forma di frizione anche tipo per il lavoro e quindi vedere un po' anche questo dove porta, perché ci sono appunto delle potenzialità ma dei limiti. E anche lì sì, probabilmente riprenderò a studiare a breve e sì, vediamo un po' che strade vanno. Si delineeranno di là. E noi speriamo di vedere anche il tuo spettacolo allora più presto. Speriamo anche qui, qui in Sì, Puglia, nelle vicinanze. la produzione vecchia, strano, per la pandemia, la produzione del mio ve del, dello spettacolo precedente aveva delle immagini che erano veramente molto strane, era come una sorta di specchio nel futuro, quindi quella è stata una cosa che mi ha fatto anche molto, molto riflettere in questo periodo di isolamento forzato, quindi chissà che di non riportare quello anche in giro, però purtroppo ci sono delle cose che non funzionano all'aperto, questo c'è anche da dire, quindi Certo. sì, da rivedere anche lì. Certamente bisognerà adesso anche pensare ad una programmazione studiata ad hoc per poter convivere con questa nuova situazione. Ma tu ci vuoi far lavorare a tutti i Angela. costi, eh? Sì. Tu ci vuoi far lavorare a tutti i costi? Tengo una volinfecchia un nudo. Oh. Ma noi vogliamo invece assistere nuovamente a Incentivi. spettacoli teatrali, concerti, presentazioni di libri, mostre. Allora, siamo affamati di tutto ciò, quindi Ma se non c'è la speriamo tutela di dei diritti tornare dei a vedervi lavoratori, cioè. presto invece. In piazza a Grazie. sperare, ma là ci trovate, secondo me. Bisogna scendere nelle piazze a fare sciopero. Bravo. Angela, invece noi torneremo, ci sono dei progetti che ti vedranno coinvolta nei prossimi mesi, torneremo a vederti sugli schermi, che cosa bolle in pentola per Allora, quanto ti sai, riguarda. io, cioè, veramente, tipo, prima che iniziasse il lockdown, stavo facendo teatro, mi ero avvicinata a questo nuovo mondo per me, perché io ho iniziato facendo tutt'altro, televisione, cinema, e quindi mi sono affacciata anche a quest'altro mondo e dovrei, sperando che si possa fare, dovrei ricominciare con lo spettacolo a novembre a fare una sorta di tournée, quindi in Italia, perché avevo fatto lo spettacolo a Roma e a Macerata, ero stata 14 giorni al Piccolo Eliseo a Roma con questo spettacolo che si chiama Giusto la fine del mondo, che è un testo di Jean-Luc Lagarce, un testo francese, e quindi dovrei riprendere. Ora, quello che a me un po', cioè, fa soffrire, diciamo, è che comunque, per esempio, nello spettacolo c'era tutto partiva da un abbraccio e tutto finiva con un abbraccio, quindi a me l'idea comunque un po' di dover rinunciare a determinate cose, al rapporto fisico, perché come diceva Sara, il teatro, il cinema, l'attore è tutta fisicità più che parola, tutto parte da lì. Quindi l'idea di comunque, diciamo, portare il tutto sicuramente sarà, cioè, verrà modificato, non lo so cosa succederà, però l'idea che non ci sia il rapporto con l'altro è un po' triste, è una mancanza, cioè, è una mancanza che porta a fare tutto lo spettacolo, quindi vedremo cosa succederà. E poi, però, dall'altro punto di vista, diciamo, iniziano ad arrivare, mi arrivano proposte per progetti nella primavera del 2021, quindi comunque
alcune cose vanno avanti e anche a mia insaputa, quindi cioè, da questo punto di vista mi spero che il tutto vada più velocemente possibile, che si torni ad una normalità il prima possibile. Lo Questo. speriamo tutti, lo speriamo tutti. Va bene, allora siamo in chiusura. A me piace chiudere sempre con una domanda che è più che altro una curiosità. Vi chiedo di descrivere questo periodo che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo, con un copione per quanto vi riguarda. Cioè, se ci fosse un film, un testo teatrale che secondo voi dice qualcosa su questo periodo che abbiamo vissuto. Angela? Allora, sai, è un periodo così assurdo che tu, cioè, dici, cioè, non so se nella storia ci possa essere un copione o un film che abbia raccontato una cosa del genere. Forse in maniera diversa ci può pure essere, però è veramente una situazione che io non avrei mai pensato di vivere. Però, cioè, adesso mentre parlavo e mentre facevi questa domanda, comunque stavo pensando che comunque tipo lo spettacolo che stavo facendo era tutto in una bolla, tutto in una casa. E quindi l'idea di aver vissuto 2 mesi in una casa, non avendo, diciamo, contatto col mondo esterno, mi riporta comunque a questo spettacolo che stavo facendo. Quindi ti dico questo. Però è Beh, veramente. uno spettacolo che poi ha un titolo emblematico anche, Giusto, la oltre al fatto che pianoia. inizia e finisce con un abbraccio, quindi mi sembra più che Sì. sensata Spero che possiate vederlo un giorno, cioè presto, spero ti inviterò a vederlo, però sì, che inizia con un abbraccio e finisce con un abbraccio, un arrivo e un addio per giunta, quindi Vogliamo venire anche noi, Angela. dai, vi Veniamo aspetto, tutti. il primo spettacolo per Sì. giunta della vita a teatro. Allora, Angela ci avvisa quando riprende la programmazione e noi mettiamo in campo tutto ciò che possiamo con l'associazione per divulgare la notizia in maniera tale che ci facciamo trovare tutti pronti. Grazie. Sara, con quale copione descrivi questo periodo? Ah, a parte le distopie varie, di varie cose fantascientifiche, è difficile descrivere. Molti l'avevano visto, questa cosa si era vista, per certi versi. Non riesco a pensare a un copione, no? Perché c'è una letteratura fantascientifica fantastica a riguardo, anche perché poi si stanno sovrapponendo una serie di cose. Quindi io penso sia stato secondo me molto più un momento di realtà aumentata, spettacolo aumentato anche per tutto il casino mediatico, insomma. E continuano a succedere cose, perché cioè, ora non è che è finita, siamo ancora nel pieno e questa cosa si va avanti. Però forse, come dicevo prima, il copione, se devo pensare a. Ma veramente l'ultimo lavoro che ho fatto, che si chiamava Present Tense, era un lavoro sul tempo. Insomma, avevamo dei puppets, dei robot anche in scena. E l'ultima, cioè, ora faccio uno spoiler terribile dello spettacolo, però va bene tanto, vediamo chi lo vedrà quando. L'ultima scena era appunto un uomo attaccato a una macchina dell'ossigeno in un letto d'ospedale. Cioè, più o meno era tra le ultime scene dello spettacolo. Quindi, uno dei protagonisti era una piccola bambina cinese. Insomma, ci sono degli Ecco, echi, delle quindi ci cose sono dei link che. molto evidenti a Yeah. questa Sì, alla però situazione. è passato, no? È un lavoro sul tempo. Quindi, non lo so. Per dare una cosa positiva dopo tutta questa distopia, credo che bisognerebbe guardare alla botanica, ecco, pensare ai giardini, ai concetti di permacultura, insomma, se dobbiamo un po' tutti imparare a come si piantano due insalate, quello secondo me è una Giusto. cosa figa, immaginare il futuro. Filippo, tu con quale Quindi copione descriveresti questo periodo?
Io aspettando Godot. Perché? Dici, Anche. argomenta anche tu un po'. No, che ti devo argomentare? Aspettando Godot. Aspettiamo tutti qualcosa. Io sto aspettando ancora i 600 euro dall'INPS, quindi mi viene Li stiamo aspettando tutti. in mente. Vedi? Stiamo aspettando tutti qualcosa. Siamo in attesa, siamo in fermento, però stiamo aspettando tutti qualcosa. Chissà che se questa cosa accadrà oppure no. Chissà. Devo dire che questa dimensione del tempo, dell'attesa e anche della distanza accomuna queste vostre suggestioni a quelle che ci sono state offerte anche dai musicisti, dagli scrittori, dagli artisti, quindi evidentemente c'è un sentimento comune rispetto a quello che è stato questo periodo. Bene, che cosa dirvi? A meno che voi non vogliate aggiungere altro, io non ho altre domande e quindi vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui con noi. Tra l'altro questa credo sarà l'ultima puntata di Connessioni, poi forse riprendiamo il format in autunno perché adesso abbiamo voglia di ritornare tra le persone anche noi e quindi ci prendiamo 2 settimane di pausa in cui ci organizzeremo per poter riaprire con degli interventi espositivi. Speriamo presto anche con il festival al quale abbiamo lavorato tanto e aspettiamo aggiornamenti invece su quelle che saranno le vostre attività così potremo seguirle con piacere. Grazie. Grazie Grazie. a te. Ciao, Grazie, grazie a voi. è stato un piacere. Anche per Buona noi, grazie. resistenza. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi.